grazie, grazie. Ciao Alessandro. Che bello. Ciao. Come stai? Quanto ti stai divertendo? Tanto, tanto, tanto. Mi sto divertendo tanto. E, tra l'altro, piccola curiosità, io ti ho visto l'altra domenica, mi hai catturato lo sguardo e ti rivedo una settimana dopo. Non so, forse è una coincidenza. Energia. Ci siamo chiamati. Mi ricorda che avevi un vestito rosso. Hai visto? Sì. Ma guarda che funzionano le cose emotive, eh? Vero, vero. A volte senza parlare due persone si attraggono. Sì. È una questione di energia, cosa vero. Che ti riconosce peraltro mentre ti esibisci tutta la giuria. Il pubblico impazzisce, ieri sì. sera è andata benissimo. Ieri sera, l'avete vista? Sì, bravo, bravo. Ieri sera è stata, sai, quando c'è una diretta è sempre... È sempre una scommessa, perché comunque quando vai a fare un soprattutto noi facciamo sempre dei balli molto carichi di energia, sì. quindi va conservata, tenuta, mantenuta fino a un certo orario, anche perché balliamo sempre tardi, e ogni volta ti sorprende quello che arriva al pubblico e quello che riesci a dare. Ieri proprio... Incredibile, a casa secondo me poi hanno spento, cioè tutti sono andati in un'altra stanza. Vediamo come di puntata in puntata avete conquistato il pubblico e anche la giuria. Vediamo. Bellissima coppia. Peraltro, cioè, a noi fai pensare che sapessi già ballare, avessi già fatto dei corsi, insomma, ti fossi preparato molto. E invece prima. No. E invece sono arrivato e me lo ricordo sempre con Tove quando ci penso al momento del nostro incontro, che mi ha provato a insegnare questi passi, è la prima volta che ci incontriamo, questi passi base di salsa, e sembravo tipo un pezzo di legno che muoveva le gambe dritte, e mi ricordo che erano un po' spaventati, e mi hanno detto sciogliti, stai davanti, anche dietro le quinte, e in effetti è stato un inizio un po' preoccupante. Quindi ti sei lasciato andare piano piano? Sì, perché sono arrivato che, cioè, veramente, la postura, sai, sono alto, quindi la postura, ci sono tante cose nel ballo, non è solo i passi, e poi dopo... È successo quello che è successo e che sta succedendo sotto i nostri occhi. Possiamo dire che è un momento molto bello per te, molto, questo, no? Sì. Della tua vita. La ruota sta girando per il verso giusto, ah. Ma non è sempre andata così. No. La tua storia ha conquistato anche a Ballando con le Stelle. Vorrei tornare al giorno in cui sei nato, anzi al periodo in cui sei nato, perché c'era la guerra nei Balcani. Mm-hmm. Era un momento molto difficile, molto duro, sì. E tu lo vivevi in prima persona. Cosa ricordi della tua infanzia? Allora, è un momento sicuramente che dagli occhi di un bambino non riesci a connettere esattamente in maniera così precisa e così politica. I bambini giocano in qualsiasi situazione e hanno la capacità di non vedere i problemi. Come i grandi. Però ci sono state delle cose che mi hanno segnato un po', forse mi sono arrivate dopo, e ricordo sempre che mia nonna, quando andavamo, non so, al mercato, passeggiavamo per la strada per andare al mercato, come si usa ancora lì,
a Belgrado, sai, magari vedevi palazzi distrutti, sfasciati, sono ancora così, non li hanno ancora sistemati tutti. No, è vero, tutti. È vero, sono stata ed è ancora tutto così. Sì, qualcosa sì, è ancora così, qualcosa è stato riparato, ma soprattutto lo vedi attraverso i ragazzi crescendo, che crescono un po' con quella tristezza, no? Un po' dell'est. Che tu hai dichiarato, vedevo le cose attraverso gli occhi di mia nonna. Sì. Che era anche molto impegnata, si dava molto impegnata, da fare. Era impegnata, era coinvolta con gli aiuti umanitari, la Croce Rossa, la Caritas, e faceva da tramite portando tutto quello che riusciva. Mi ricordo che organizzava questi van, questi combi con volontari, e li portavano attraversando. Lei partiva di solito da Trento, dove si è stabilita, e andavamo tutti quanti, anch'io con lei molte volte andavo, con questi combi pieni di vestiti, medicinali, latte in polvere, cose per i bambini, e andavamo fino a Belgrado, e questo è un viaggio che abbiamo fatto tante volte, l'avremmo fatto più di 100 volte, sai, con l'autobus, le ore in coda, in dogana, il controllo dei passaporti. Capivi poi che cosa stava succedendo sì, intorno no, a te? Lo capivo e non lo capivo esattamente, perché sai, molte volte, sai, eravamo a pranzo così in casa, sentivi qualcuno bussare alla porta, e perché poi si spargeva la voce, no? Che lei aveva le medicine, certo, che aveva le cose, quindi magari arrivavano, non so, delle mamme disperate che avevano bisogno del latte in polvere, o arrivavano magari dei ragazzi che avevano bisogno di medicine, e vedevo questa cosa, c'era sempre un via vai. Poi l'ho iniziato a capire con gli anni il suo impegno. Lei è molto conservatrice, molto devota alla Chiesa. È stata un punto di riferimento per te, è stato un punto nonna. Di riferimento, sì. Sì, che mi ha, non in tutto, però mi ha dato, mi ha formato soprattutto anche con i principi, il rispetto anche di quello che magari diamo per scontato di avere. Quindi sai, avere una casa, avere da mangiare, avere da bere, avere comunque... Bravo, sì, perché sì, lo diamo, è vero, per scontato molte volte non ci ricordiamo che la guerra è anche oggi alle nostre porte, purtroppo. Sì. Ma tanti volontari, tra cui le associazioni che hai nominato, a cui va sicuramente sì, il nostro sostegno morale e se possibile sì, anche economico, Italia sempre ha aiutato. Sono ancora lì sul campo. Sì, sì. Italia ha sempre giocato un ruolo molto fondamentale nell'aiuto, in tutto quello che succede. Io l'ho visto da piccolo e adesso continua a succedere tutto, esatto, tutto l'aiuto che c'è stato anche per... È una testimonianza importante, sì, la sì, tua, grazie. Grazie. Ma voglio viverla anche attraverso le tue emozioni, raccontando poi anche la seconda parte della tua esperienza dopo la pubblicità. Prima vi ricordo che a proposito di tutto questo, ricordandoci che c'è sempre chi ha bisogno del nostro sostegno e del nostro aiuto, il 45521 è il numero giusto da chiamare per sostenere l'AIRC, o tramite SMS, oppure chiamando da rete fissa. Donate, donate, donate. Torniamo dopo la pubblicità con Alessandro Eger. Particolari, bellissimo, ma anche bravissimo. Quante lingue parli? Ne parlo 6, Franci. Sì. Accidenti. Quali sono? Allora, l'italiano, fra le lingue madrelingua, perché comunque sono cresciuto qua, fra i vari spostamenti nella vita. Sì. Il serbo, perché sono nato a Belgrado e comunque con mia nonna era la prima lingua in realtà, con lei, perché con lei era sempre serbo che si parlava in casa, l'inglese, perché ho vissuto a Londra. E quando hai vissuto a Londra? Ho vissuto a Londra in un periodo della mia vita in cui, lo chiamo il periodo della vita in cui mi sono staccato dal mondo, e ho fatto prima Amsterdam, dove ho imparato l'olandese, e poi Londra, dove già parlavo un po' l'inglese, però lì l'ho migliorato. E cercavi lavoro, facevi un po' di tutto. Sì, pensa che a Londra ho fatto anche lo spazzino della metropolitana. Uno spazzino. Sì, sì. Principalmente perché pagavano bene, cioè, incredibile. Sì, ma però, bene, insomma... Sì, non è un lavoro da tutti, anzi... Sì, però sai, c'era la gente giusta, avevo conosciuto questi ragazzi che erano molto simpatici
e io avevo bisogno di lavoro. E mi hanno detto, ma dai, vieni con noi, ci divertiamo, lavoriamo la notte. Non ti sei mai seduto? Nonostante tu provenga da una famiglia anche benestante, non hai mai cercato allora, la comodità, diciamo? Diciamo che la mia famiglia non arriva da una storia benestante, arriva da una storia popolare. Dopo, negli anni, recentemente, diciamo negli ultimi 5 anni, non che io lo sappia con così tanta precisione, però hanno cominciato a migliorare, ma io sono cresciuto proprio basico, cioè non c'era niente di tutto quello che c'è adesso. E quindi per me il lavoro non è mai stato, cioè, per me andava bene qualsiasi cosa, non è che Ascolta, c'è un momento nel racconto molto emotivo che tu hai fatto a Ballando, sì, dove a un certo punto dici che sei cresciuto praticamente per strada, mm-hmm, e che non hai sentito l'amore da parte di chi ti ha messo al, sì, mondo e ti ha donato la vita. Sì. Quanto questo ti ha condizionato fino ad oggi? Allora, sicuramente mi ha dato una condizione di forza, perché ho avuto, sì, tanta delusione, sì, tanto un trascorso difficile sicuramente, però adesso, negli anni, con la consapevolezza di oggi, penso a quanta fortuna anche questo percorso mi ha trasmesso. Magari 10 anni fa ero arrabbiato, oggi invece sono contento, perché se non avessi avuto quella rabbia, quella voglia di uscire, di tirarmi fuori, non sarei qui, probabilmente. Queste sono le ferite che diventano delle feritoie quando passa poi la luce. Sì. C'è stata poi una domanda che ti ha fatto Alberto Matano, proprio in relazione alla rabbia, sì, e questa è stata la tua reazione sul momento. Rivediamo quel passaggio. Mi sento di non essere mai stato accettato da chi mi ha dato la vita, da chi mi ha voluto, perché credo che quando nasci sia un dono, a prescindere. E io credo di non aver fatto mai niente di male. Mi fa male quando dici che chi ti ha generato poi, come se ti avesse rifiutato. Immagino che questo generi rabbia, quella rabbia che ti ha portato a essere qui, quindi una spinta anche positiva, ma quella rabbia alberga ancora dentro di te. Non ce la fa a rispondere, dai. Questo è un argomento. Tove è stata prontissima nel farti sentire tutto il suo abbraccio, tutto il suo sostegno. La facciamo entrare? Sì, assolutamente. Apriamo la ruota. Non ci vedevamo da tanto. Una coppia eccezionale. Grazie. Veramente eccezionale. Tove, ascolta, ti vedo molto coinvolta emotivamente nel ballo, quando voi due lavorate insieme passa tanta energia, ma anche tanta comprensione. C'è un filmato, peraltro, che trasmette tutta questa fiducia fra di voi, no? Sì. Ve lo dite, mi fido di te, mi fido di te. Hai lavorato molto sulla sua emotività. In cosa ti fa da specchio questo ragazzo? Cosa rivedi di te in lui? È la sua determinazione, ma anche la sua sensibilità. E fino a un certo punto anche gli stessi paure e dolori. Quindi, anche se abbiamo delle storie molto diverse, tante volte ci troviamo a capirci molto bene. Infatti lui te lo dice sempre in quel filmato e gli dici, tu mi capisci, in cosa ti capisce secondo te? Sicuramente mi capisce in un modo che un artista sa fare magari un po' più in profondità. Sai, noi artisti siamo tormentati. E, riesce a riempire
quegli spazi che hanno bisogno di essere riempiti e a togliere magari quelle cose che magari sono un po' di troppo. E ieri sera non è rimasto niente però in piedi di distanza, cioè ieri sera le barriere sono cadute tutte, vi abbiamo rivediamo. Abbiamo infranto le barriere, Tove, ieri? Secondo te? No, io direi che il fatto che noi abbiamo potuto fare quel ballo ieri sera significa che noi sappiamo molto bene i limiti. Noi ci fidiamo tanto, no? Come abbiamo già detto, però abbiamo anche un grande rispetto per uno all'altro. Quindi... Sì, sì, questo si percepisce, sì. Però non c'era più nessuna paura, cioè veramente certo. Sia da soli che in mezzo a milioni di persone, ragazzi, cioè... Sappiamo che nel ballo possiamo fare tutto, ma è ballo. Sì. Però sono esplosi dei televisori a casa. Rivediamo quel momento e facciamo esplodere degli altri. Anche sì. Got me open, you save me right now. Your kiss got me open, you save me right now. Looking so crazy, love's got me looking so crazy, love. Eva Zazzaroni, Novik, Fabio Canino, Novik, Carolyn Smith, Dieci, Selva Gialucarelli, Dieci, Guillermo Mariotto, Dieci. Bella. Cosa hai capito di Alessandro? Cosa? Cosa hai capito di lui e cosa secondo te non abbiamo ancora capito noi di lui e deve venire ancora fuori? Io penso che la sua parte molto energetica e molto positiva è quella che è venuto fuori tanto. Lui è molto molto sensibile anche, non solo a riguardo di se stesso, ma anche a riguardo di tutto quello che succede intorno. Se io arrivo in sala e non sono 100% su un passo, lui lo capisce subito. Se mi dice subito, allora, se tu non ti piace questo passo, cambiamolo subito, facciamo. Non lo voglio averlo cambiato domani. Quindi da che all'inizio dici non sapevo ballare, non sapevo muovere i piedi, ero molto ridotto. Adesso dici tu a lei che cosa deve fare? È la stessa cosa che mi dice. Però non è questo. Però... Stai attenta a quello che dici. Siete due tipi scaramantici? Cioè... Sì? Sì? Allora questa... Vero? No, io ho dei rituali. Quali? Non direi scaramantico, mi sembra un po' di una persona preoccupata. Che rituale hai? No, tanti rituali. Non si può ne ho fare. Solo uno. Ne ho tanti. Si sale solo dalla scala sinistra o in quella destra? Questo è uno. Ok, poi? Mi sarò zitto. Ah sì, devo fare tutto l'elenco io? Visto che hai voluto dirlo. si va ai microfoni insieme, si entra in sala delle stelle insieme, se ne esce insieme. Sì. Anche se cambiamo, magari, sai, il posto al trucco o se facciamo prima i capelli piuttosto che il trucco, tutte queste cosine. Va tenuto sotto controllo, sì. Alessandro. Ma vi siete preparati per la vittoria? Ci state lavorando? Certo, è quello che vogliamo fare. Certo, l'abbiamo manifestata altamente. Quindi ormai... E qual è il rivale che temete di più? Me stesso. Ecco. Ah, alle altre coppie non le considerate proprio? È una gara tra di voi? Stiamo lavorando su di noi. Sì. Sì. È tutto tirare fuori il meglio e lavorare sul peggio. E allora, visto che tu l'Everest l'hai già scalato, provate a scalare questa vetta di Ballando con le stelle. Complimenti, certo. Ragazzi. Aspettiamo con ansia la prossima puntata. Grazie. Alessandro, in bocca al lupo. Grazie, bello. No, è meravigliosa. Ciao. Grazie mille. Accomodatevi pure. Ciao, ragazzi.